Sì, c'è, signori, c'è. Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi proveremo Until We Die e c'è la lingua italiana. Questo ci piace tanto. Allora, volume musica, la mettiamo un po' a 5, schermo intero. Va bene, QWERTY. Continua. I remember that day. When the skies pounded the earth. Those of us who survived the cataclysm and were not mauled by the creatures fled into the metro. There, in the outer darkness of the tunnels, we found refuge. And we will fight for our future until we die. Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Until We Die. L'iconcina del salvataggio è stupenda. Premi space per iniziare. È una preview e come tutte le preview io non ho mai giocato il gioco, quindi lo proveremo insieme. Queste preview hanno lo scopo e solamente l'unico scopo di farvi capire com'è il gioco. Poi toccherà a voi decidere se prenderlo, comprarlo, se vi piace, non vi piace. Questo spetta a voi. È soggettivo. Ok, dopo un lungo servizio ha lasciato l'esercito per dedicare il resto della sua vita al mantenimento della selvaggina in tutta una tenuta di caccia. In quanto cacciatore professionista non ha paura né dei predatori né dei bracconieri, si dimostra un lavoratore duro, affidabile e capace, leadership abilabile con le armi. Invece c'è Anna. Prima dell'invasione lavorava come personal trainer, nel tempo libero però esercitarsi il tiro a bersaglio, quindi faceva tiro a bersaglio, e risoluta concentrazione nel percepire i propri obiettivi e responsabilità. Responsabile. Porta con sé un fucile da caccia che apparteneva a suo padre, del quale non si separa mai, ma non mostra alcun interesse per le armi. Metabolismo, ripristina la stamina quando raccoglie cibo. E poi, qua altri non ce n'è. Ok. Colpo potente, ogni quinto colpo del cacciatore di Ivan è esplosivo, quindi i proiettili infliggono maggiore danno. Ivan Ivanovich Tolstoi, ah, quindi Tolstoi. Ok, 58 anni in Mosca, continua. Normale, lasciamo tutto così di default, questo ve lo leggete voi perché è lungo, quindi mettete in pausa, leggetelo e poi si continua. Tieni premuto S per saltare il tutorial. Assolutamente no. Perché non so. Comandante, ci stiamo avvicinando alla stazione. Mi dai un aiutino? Trovami dei rottami così posso aggiustare il carrello. Ah, ok. A, D, ok. Ah, così sparo. Chiama, ho capito, ma va bene, vado di qua. Sono richiesto indietro, sono richiesto in campo. Sai che non ho ben capito. Ah, chiama, chiama, doppia B. Non ho ben capito. Doppia B S, vabbè. Ah, scavano. Ho capito, doppia B scava qui. Ah, vuole che scaviamo qua? Vabbè, scava qua. Ah, ok, 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 ci siamo. Doppia V li fa scavare. La S fa smettere di scavare. Perfetto. 3, ma quanti ne vuole? Doppia V. Brava, brava, scavate tutti. Perfetto. Spendi. Sì, ho capito. È un po' tricky, ma si riesce a capire. Il carrello è di nuovo in pista. Sarà di ritorno domani con dei rinforzi. Prima di tutto, avvia il generatore. Signori, che bello. Quando il gioco è nella propria lingua. Ordina per riparare. Però ci mancano...
delle cose. C'è qualcosa? No, niente. Ok, andiamo qua. Qua. Qui c'è qualcosa? No, va bene. Sono richiesto al campo. Il generatore è partito, ora possiamo attrezzare il campo. Ora dobbiamo migliorare le nostre difese costruendo un muro. Quindi andiamo di qua. Ordina per esaminare le casse. Ordina per costruire. Qua. Ah, ok. Cioè, è un... devi stare attento a quanto spazio ci sia. E nel frattempo sono qua, lui, gli dico a lui, ordine di fare là. Vai tu. Però non lo fa. Aspettiamo. Mancano persone. Ok, vai. Ok. Devo stare un po' più lontano. Vai anche tu, vai, dagli una mano. Il mouse fino adesso è inutile. Che è successo? È stato uno stop allucinante, eccolo qua il mouse. Puoi assegnare i membri della tua squadra ai muri inviandoli alla bandiera. Ah. Gli ingegneri e i residenti assegnati ai muri li ripareranno quando saranno danni. Ah, ok, ho capito. Che è successo? Ottimo, ora siamo al sicuro all'interno dei muri. Costruiamo un laboratorio di pale? Non l'ho letto. Quindi, volendo, io posso dirgli tipo... ordine di esaminare le casse. Mi faccio così e lui va alle casse. No, no, no. Qua, qua. Ecco, è tu pure. Ordine di costruire. Ah, ci vogliono 5. No, 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 che 5. Ci vogliono 7. Bravo, bravo, scava anche tu. Ottimo, ci siamo. Eh no, adesso dovranno finire. Tu hai finito? Vai. No? Ottimo. Vai, costruite tutte e due, vai. Fallo pure tu, va. Anto, seguimi. Dati una mano a questo. Vai, vai, tutti, tutti. No, solo due. Va bene. Tu vai alla bandiera. No? Io non lo posso. L'ho detto lui. Non vuoi, non gli piace. Va bene, va bene. Aspetta, aspetta, allora fai una cosa. Qui ci sono delle casse, vado a prendere. Non ti piace. Va bene. Aspettiamo la costruzione. Per far funzionare il laboratorio dovrai inviarci un lavoratore. Ok. Invia il laboratorio. Ottimo! Converti in uno spalatore. Perfetto. Forza ragazzi, al lavoro. Ascoltate i miei ordini. Esplorate i dintorni e diamo un sistema, una sistemata a questo posto. E cercate... troppo veloce. Sono tornato, ho pensato che sarebbero stati utili un altro paio di braccia. Posso aiutarti anche io. Ti recupero dei volontari e dei rottami in cambio di cibo. Portami i rottami nei dintorni, così che possa ritornare nei tunnel per recuperare degli altri carichi. Mi piace sta cosa. Che è successo? E questi stacchi così sono un po' strani, però. Seleziona bonus per migliorare il generatore. Agitatore. Per i prossimi due viaggi il mercante accompagnerà alla base un seguace aggiuntivo. Per ogni dimora di livello 4 o superiore un vagabondo raggiungerà la base. Rete del campo. Dopo aver acceso il primo barile, un vagabondo raggiungerà il campo. Un barile acceso aumenterà la popolazione massima di 1. Il terreno attorno al barile si incendierà quando i mutanti vi passeranno vicino. Piace più questo. Vai. Scavate. I funghi. C'è anche i funghi.
Bella la canzoncina. Scava i funghi. Cibo. Ma quella perché se ne va? Ok, costruiamo l'altra barricata di qua, va. Tu scava qua e tu raccogli lo cibo. Credo che i funghi siano il cibo. Lì c'è qualcosa. In alto a destra abbiamo i personaggi. C'è il giorno. Ah, bravo, bravo. L'ha fatto? No, non l'ha fatto. Sì, l'ha fatto, l'ha fatto, l'ha fatto. Ok. Questo qui cos'è? Niente. Gli scavatori possono rimuovere i detriti con le pale. Invia due scavatori per accelerare il lavoro. Ok. Allora, tu vai qua. Ah, ma è sempre... No. Vabbè. Così. Io vorrei selezionare lo scavatore. No, ci va sempre lui. Allora, aspetta. Voi andate qua. La nebbia si infinisce. Nascondiamoci dietro i nostri muri. Io volevo... Ecco. Come faccio a dividerli? Premi il tasto F per riordinare la squadra. Grazie, me l'ha detto il gioco. Perfetto, adesso il primo è lui. Vai qua. Perché non lo fa? Ok, vai. Levi i detriti. Non l'ha voluto fare. Perché non lo fa? Non sono detriti quelli là? C'è la casettina? No. Va bene. Qua ci mettiamo uno. I sopravvissuti possono nascondersi dietro le, nelle stanze. Mutanti avvistati lungo il muro sinistro, quindi di qua. L'eroe entra in modalità allerta quando i nemici sono nelle vicinanze o quando è ferito. In questa modalità non puoi interagire con gli oggetti o assegnare residenti ai posti di lavoro. Ok. Bello, li uccidi. Sta riparando. No. Ah, l'ho cambiato così. È diventato un operatore. Ok, 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 ok. Sono le pale. Questi. Ciappa lì. Noi andiamo di là. Ah, si può correre, perfetto. Qua con lo space si spara o col mouse? Tu è qua, vieni un attimo qua. Se faccio così, tu cosa fai? Sei costantino, sei già così. Ok. Andiamo di qua. Ah, sta prendendo le casse, bravo, bravo. Ma ci manca una pala sola. Ho sbagliato. Questo non viene più? No, vieni, vieni, vieni un attimo qua. Fai qua. Bravo. E poi noi andiamo di qua. E prendiamo tutto questo. Parapapà. Spendi il cibo. Quindi lui adesso parte e va a prendere altre persone. Perfetto. E il gioco sta salvando. E noi andiamo di qua. Giorno 2. Prendi questo. Uno qua. E tu questo. Ricostruisci. Lì c'è una casa, un avamposto. Ottimo. Io vado a prendere questo. Non so quanto cibo abbiamo. Qua si è costruita una pala. Ottimo. Ah, ok. Le pale si rigenerano. Perfetto. Ma sono stanco, scusate. Vieni e raccogli il cibo, per favore. Dobbiamo stare attenti perché se arrivano i mob
Until We Die. Oh, bravissima, finito. Adesso lì ce lo portiamo. Vieni un attimo. Eccolo cos'è. Fai attenzione lungo il tunnel, ci sono parole per... ci sono parole per descrivere cosa si cela oltre il nostro pericolo. Ricarica. Non sappiamo cos'è quella cosa lì. Eccole. Secondo me... non so perché, ma non riesco a attaccarle. Secondo me ci vuole qualcosa che li bruci. Vedi, appena li sparo scappano via. Qua cosa c'è? Altra roba. Via. Ah, ma non fanno niente. Ottimo. I barili infiammati aiuteranno i nostri amici a recuperare la salute. Riposandosi a fianco a essi, anche il comandante può riparare, recuperare fiato dopo un lungo scatto. Ok. Venite qua. Vieni anche tu. Vabbè, questi non stanno male, dai. Ok. Questo cosa fa? Non lo so. Questo è arrivato Ciccio. E mi ha portato un nuovo Ciccio. Perfetto. Un volontario a te. Questo fa quello. Questo lo prendiamo. Ah, ma qua c'è la cibo. Vai. No, 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 aspetta, non tu. Vai tu. No, sempre tu sei. Ok. C'è solo lui. Qui c'è una Monte nube schifosona. Ci sono morti lì. Oh cacchio. Oh wow wow. No 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 no. Cacchio. Ma non mi ha sparato. Dovevo ricaricare. No. Sai perché? Che ci vuole sicuramente questo. Vabbè, mentre tu vai qua io vado a prendere un'altra pala, va. Bravo. Eh no, ma non solo con la pala. Mutante avvistati lungo il muro sinistro. Ok. Muro sinistro, muro sinistro. Attenzione. Sì, infatti. Non li vedo però. Speriamo che ce la fa in fretta. Sono una suspancio qua. C'è cibo. Costruite un coso qua. E quello sinistro è qua, eh. Ha tirato fuori un coso di quel che non lo so che cos'è quel coso. Eccoli. Sicuro sono loro perché sta salvando. E la nebbia se n'è andata. Si sta diradando la nebbia. Ah no, perché stiamo avanzando. Ottimo. Allora fai una cosa, dagli una mano. Ma dove sono i bombettini? Venite con me.
Che succede? Seleziona bonus per espandere i confini di quattro muri. Trappola lampo. Una trappola stordente viene piazzata su ogni muro. La trappola viene attivata quando la salute del muro scende sotto i 30 stordenti dei nemici per un breve tempo. Filo spinato. I nemici subiscono 2 punti di danno ogni 2 secondi all'interno della barricata. Questa. Ok. Proviamo sta cosa. E poi tu raccogli, tu fai questo, non può. Ah, quello cos'è? Non so cosa sia. Ok. Ci vuole quello con la pala. Ok. F, quello, vai tu. Bravo. Fai una cosa, raccogli ste robe tu. Tu dagli una mano anche tu, eh. Ottimo. Torniamo indietro. Tu stai rimuovendo tutto. Bravissimo. L'hai costruito? Un po' lentino. Il filo spinato, però non so come faccio il filo spinato, ma è gigante sta roba. È finito? No, questa cosa qua io non ho capito, ci passa sempre, dice. No, guarda, non sto fare, vieni con me. Lento, eh? I sopravvissuti possono nascondersi nelle stanze. Ah, abbiamo fatto la casa. Quindi ah, ok, abbiamo espanso un pochettino. Cosa sta facendo quello? Non l'ho capito. A un certo punto ho detto me ne vado anche a questo. Perché non usiamo il nostro che non lo so usare. Ah no, aspetta, devo andare a vedere di là. Non ho più stamina. Devo andare a riposare. Il laboratorio secondo me è per quelle schifezze lì. Vuol dire che... Esatto. Sono troppo lontano. Ah, lo sta scassando. Bravo. Oh, wow. Cacchio. Dai, 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 scassatelo. Non so cosa succede quando finisce sta cosa. Ma morirà mai? Distruggendo un accumulo di biomassa, gli altri si evolveranno più in fretta e gireranno delle uova. Le creature compaiono dalle uova durante la notte. Durante l'ondata finale, tutte le masse esploderanno, dando alla luce un gran numero di mutanti. Quelli più grossi si schiuderanno dalle covate più vecchie. Quindi ho fatto bene a distruggerlo. Ehi. Aia. Non me l'ha detto che arrivavano da sinistra, però. Questo qua è quello per riciclare. Questo è il nostro laboratorio. Che non so a che serve. Questo non fa niente. Poi abbiamo il tizio per mandarlo a prendere altri. Vai, tizio. Questo fa le pale. E poi qui ci dovrebbe essere un barilotto. Eccolo qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Al limite. Chi essere lui? Figo, è un vagabond. Ma che figata. Ma che personaggi sono fatti belli. Mi piacciono un casino. Vai qua.
Ottimo, abbiamo pure il The Vagabond. Ah, infatti adesso si cura. Guardate come si è evoluto. Beh, bellissimo. Molto bello. Ah, eccoli qua. I comandi. Ricarica, riordino unità, avanti, space, shift. Molto... Ah, tab mostra risorse. Ah, eccole qua. Ottimo. Bene, signori. Ottimo, ottimo. Tab, risorse. Perfetto. Bene, signori. Per oggi è tutto. Spero che vi siate divertiti, spero vi sia piaciuto, spero che abbiate capito molto di più da questo gioco. Tanti spero, ma veramente le mie preview servono a questo. Per supportare il canale basta un like, un commento e se vi va iscrivetevi. L'iscrizione è sempre ben accetta per far crescere questo canale in via di evoluzione. Come sempre siete mitici, alla prossima, bye bye!